Buongiorno e bentornati, buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, insomma, per me oggi è giorno in quanto sono quasi le 9 della mattina con un nuovo video e oggi sono veramente contenta di girare questo video perché è di nuovo un video sui superfood, quindi è un video che trasmette il messaggio positivo del mangiare sano e ed è anche un video divertente perché sarà un video pieno di colori, spero. Quindi sono qui di nuovo insieme a voi per scoprire insieme i nuovi superfood che ha fatto la Unicorn Superfoods, che vi lascio qui il primo video che ho fatto un po' di tempo fa, ma sarà forse un mese fa, non lo so, più o meno, sui superfood che erano usciti allora, che erano i primi che facevano. E erano quattro e quindi vi lascio lì insomma il video perché almeno ci sono tutte le informazioni più o meno insomma generali senza che sto qui a ripetermi. E da poco sono uscite queste nuove 5 versioni di superfood che sono praticamente dei mix di superfood che hanno quindi tutti insieme certe proprietà che ora andremo a vedere insieme. E soprattutto io sono curiosa di vedere se coloreranno gli alimenti come colorano gli altri, e quindi faremo di nuovo il nostro bel esperimento con lo yogurt bianco e vedremo insomma se i colori sono belli come quelli dell'altra volta. E quindi adesso andiamo a guardare insieme nello specifico tutti questi nuovi 5 mix di superfood. Allora, questi sono tutti e 5 i nuovi prodotti. Io ovviamente come escono li prendo tutti, cioè non è che dice lo provo uno così per provare, no, li prendo tutti. E quindi iniziamo da questo verde che è l'Alkalizing Blend, che praticamente serve appunto per sia yogurt, latte che prodotti da forno, insomma qualunque cosa, e ve li colora. Questo praticamente ha come benefici quello di accelerare il metabolismo, aiuta la perdita di peso e aiuta anche un po' a detossificare, e fornisce vitamine e minerali. Quindi serve quindi per la pressione del sangue e anche a dare un po' di energia e mantiene migliora quindi il tono della pelle e favorisce anche la salute dei capelli e delle unghie. E contiene alfalfa, la polvere di alfalfa, clorella, la polvere di clorella, il matcha, la spirulina, gli spinaci e il cavolo, tutto bio, da quello che c'è scritto che è tutto organic. Quindi questo è il primo, ma io vorrei soffermarmi un attimo anche sul packaging, bellissimo. Poi questo è quello antiossidante, quindi questo fornisce vitamina C, minerali e favorisce anche il sistema immunitario, favorisce la pressione bassa quindi del sangue e anche regola il colesterolo e le vitamine aiutano a detossificare il corpo. E questo contiene la barbabietola sempre in polvere, cranberry, oddio cos'è il cranberry? Non mi ricordo, la mela granata, ciliegia e lampone, quindi anche questo è da provare subito subito subito. Poi abbiamo il Berrylicious Blend e questo favorisce l'antiossidante, quindi è ricco di antiossidanti, quindi detossifica il corpo. Le bacche di acai e di maki mantengono la salute e quindi il peso insomma giusto per la salute, fornisce vitamine e quindi favorisce anche questo, migliora la pelle e anche favorisce la vista insomma più o meno. E questo contiene le bacche di goji nere, blueberry le more, i mirtilli, le bacche di maki, le bacche di acai e la stevia.
Poi abbiamo l'Ocean Blend, questo è bellissimo, questo blu, e questo favorisce questo favorisce il sistema immunitario e quindi protegge contro raffreddori e influenza. Può aiutare quindi ad aumentare anche l'energia e il metabolismo e favorisce un po' anche il benessere della pancia, quindi favorisce la digestione e insomma un po' regola appunto l'intestino. Qui abbiamo la spirulina blu, butterfly pea, non so cosa sia, cinnamon, cannella forse, ginger, che è, come si chiama? Oh mamma mia, lo zenzero e polvere di cocco. Invece qui abbiamo il Tropican Blend, che favorisce la salute degli occhi, delle ossa e della pelle. La papaya e l'ananas favoriscono anche le articolazioni, quindi i dolori articolari. Aiuta anche la digestione e l'intestino praticamente, quindi è ricco di fibre questo. Mango, papaya, passion fruit e ananas. Ok, io direi che è il momento di provare i loro fantastici colori. Ok, ho preparato i miei bicchieri con lo yogurt bianco e quindi adesso proviamo subito tutto. Iniziamo da questo, che è il Tropicana Blend, questo arancio che profuma tantissimo di ananas, ma veramente tanto, e credo sia proprio profumo di ananas vero, perché non c'è scritto nessuna aggiunta di sapori insomma artificiali. Quindi questo è il colore della polverina, che è un arancio tenue, e aggiungiamone un pochino al nostro yogurt e mischiamo. Io ho lo yogurt bianco insomma, quindi proprio è normale. Allora ok, allora questa non è che colori in un modo fantastico, però rispetto comunque allo yogurt normale un pochino accolorato, vabbè, si sente comunque anche con lo yogurt il profumo dell'ananas. E adesso vediamo se ha qualche sapore diverso. Ha smorzato molto il sapore acido dello yogurt. Questo mi piace davvero tanto e secondo me è ottimo appunto per i dolci, non tanto per cose salate, perché io molto spesso queste polverine le uso anche per fare la pizza, nell'impasto della pizza. Quindi ho fatto la pizza blu, ho fatto la pizza rossa, vabbè. Sì, questo mi piace, è molto molto estivo come sapore, è molto delicato ovviamente, e lo trovo ottimo per gli smoothie e per appunto gli yogurt. Poi proviamo questo verde, che è l'Alkalizing Blend, e vediamo. Allora, questo sembra veramente matcha, cioè proprio ha lo stesso colore, e vediamo che cosa fa. Questo, io con questo nutro molta speranza che colori, e io la pizza verde ce la vedo proprio bene con questo. Ah, non ho sentito l'odore. Ah, questo ha un forte odore, si sente proprio il cavolo, ha un forte odore di verdura. Quindi questo è, secondo me, per la pizza, per come le cose salate è fantastico, forse un po' meno per queste dolci. No, l'odore, vabbè, ora qui non è che si sente molto. Allora, ha colorato lo yogurt, quindi sì, questo è proprio la pizza verde, già la vedo io. Allora, questo va addosato. Allora, rispetto, devo dire, agli altri superfood che ho,
di questi finora almeno il sapore si sente molto, gli altri che avevo non andavano ad alterare particolarmente il sapore del cibo, questi un po' si sentono, questo si sente il cavolo, e quindi questo è veramente particolare. Per le cose dolci non mi fa impazzire, ma per la pizza sicuramente sì. Poi proviamo questo blu, l'Ocean Blend. Questo rispetto all'altro che ho blu è di un colore molto smorto, è più tipo proprio un grigio, e quindi adesso vediamo che cosa fa. Mettiamocene un po' l'odore. Allora, questo è quello che c'ha la cannella dentro. Sì, la cannella, infatti la cannella si sente più di tutti. Allora, wow, sta diventando azzurro. Non è ovviamente forte come l'altro che ho, la spirulina blu pura, però carino, è più delicato, quindi ci si potrebbe fare benissimo tipo anche uno smoothie con due blu diversi, effetto gradient, carino. Sì, a me queste cose proprio fanno venire voglia proprio di sperimentare tanto, quindi di creare tante cose colorate in cucina. Allora, questo non si sente. Ok, questo, allora, come odore nella busta si sente molto la cannella, però a mangiarlo assolutamente no. Quindi questo va bene, lo preferisco agli altri perché gli altri due sono veramente forti, questo no. Quindi questo mi piace, l'effetto del colore mi piace, vabbè, anche un po' più degli altri l'odore di cannella, ma quello vabbè è un gusto personale e non altera i sapori, quindi questo è il mio preferito finora. Poi Berrylicious Blend, questo non odora di nulla. Allora, questo vediamo, questo è molto simile all'altro che ho, Pink Pitaya. Allora, la polverina è porpora, quindi questa dovrebbe colorare molto. Vediamo. Mi piace molto, mi sembra tipo una specie di piccolo chimico, non lo so, vabbè, cose sciocche. Ok, questo è molto simile al Pink Pitaya. Questo vabbè non ha odore, non ha sapore, quindi anche questo da usare per cose dolci e per cose salate. Però mangiare lo yogurt è così, è tutta un'altra cosa rispetto allo yogurt bianco triste, è proprio un'altra cosa. Buono. C'è un altro sapore praticamente, certo. Poi andiamo con l'antiossidante blend. Ah, questo, ma questo è quello che ha dentro la barbabietola. Sì, perché infatti ha lo stesso odore di quello che ho proprio della beetroot, quindi della barbabietola rossa, però il colore è questo rosino smorto. Oddio, non ha però un fortissimo odore, cioè proprio che ci dovete impegnare per sentirlo, insomma. Devo dire che rispetto ai primi due che abbiamo provato, questi altri sono molto più simili agli altri che ho, quindi in odore, in sapore, li preferisco. I primi due sono abbastanza forti, o comunque ecco, magari vanno dosati in dosi più piccoline,
questo ovviamente fa un rosino più delicato, più tenue. E assaggiamo, ma credo che non abbia nessun sapore. No, è solo questo rosino che non mi fa mangiare il triste yogurt bianco. Ok, quindi nuovi superfood provati. Ah, volevo dirvi che comunque nemmeno questa volta ho pagato le spese di spedizione, le spese di dogana, e quindi ottimo. E niente, quindi diciamo che questi blend, quindi questi mix, sono quelli un po' più particolari sia per l'odore che per il sapore. Per il resto più neutro. Io spero che il mio video vi sia piaciuto, che comunque vi abbia fatto scoprire qualcosa che magari non conoscevate. Quindi fatemi sapere quindi se anche voi poi magari li comprate, li provate, vi piacciono, insomma tutte queste cose. Vi invito a seguirmi su Instagram, perché lì poi posto le foto di tutti i miei esperimenti culinari e non solo. E attivate anche la campanella, perché così non perderete i miei prossimi video. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao, e grazie per aver seguito anche questo mio video. Ciao!